Carte le ho io. Nella stalla non erano al sicuro. Meno male. Ero preoccupato. Non mi sento tranquillo con gli indiani e coi manigoldi che inseguono Sara. Dimentichi questi all'interno. Chi sono? Non vi fidate ancora, eh? Comunque ho capito. La vostra preda. Forse. Ma potrei prendere un granchio. Poiché non li conosco, devo assolutamente beccarli con le mani nel sacco. Per il traffico d'armi. Già, sono mesi che battiamo ogni pista. Vi sono almeno 10 sceriffi impegnati nell'operazione. Da Laredo a Sant'Antonio, dappertutto. Ah, allora è roba da prima pagina. L'hai detto, ragazzo. Da prima pagina. Coinvolge grossi nomi. Senti, so che non dovrei, ma quella Giulia è con loro. George, parlami un po' di lei. Thomas. Giulia. Per 2 anni l'ho persa di vista. Siamo dello stesso paese. Ci conosciamo dalla nascita. Da prima c'è stata solo simpatia. Poi è venuto l'amore. Avevo in tasca la licenza di matrimonio quando fuggì. Ne ho sofferto molto. Non è vero che il tempo è un galantuomo. Qualche volta ci inganna. Chi è di turno sul tetto? Papà Martinez. Quel figlio di puttana. Ma che è successo? Sono uscito a prendere un po' d'aria. Qualcuno mi ha colpito in testa con il calcio della pistola. Se lo prendo, quel figlio d'un cane. Certo, non è prudente uscire di notte. Si fanno spiacevoli incontri. Sarà bene dare un'occhiata in giro. Tu controlla di sopra.